E benvenuti alla prima puntata di Aspettando Miss Italia in questo splendido showroom De Seta Arredamenti che ci ospiterà in queste puntate che ci accompagneranno, no? In questa grande avventura. Il mio compagno di avventura è lo stilista Claudio Greco. Insomma, in questa prima puntata racconteremo un po' che cosa sta succedendo in questi mesi, no? Prima poi dell'esordio con Miss Italia Calabria, e naturalmente qui abbiamo le ospiti, le miss. Non potevamo che iniziare così, vero, ma Claudio? Come no, ma come no. Intanto la mia compagna, la giornalista Raffaella Salamina, e quindi inizierà questo programma di Aspettando Miss Italia, giusto? Sì. Sì, e sì. Qua abbiamo le miss, ma non solo le miss abbiamo, no? No, no, infatti. Perché le miss vanno... parleremo di moda, parleremo di benessere, ma come parleremo, no? di bellezza, cinema, soprattutto. Assolutamente, no? soprattutto. Di arte. E due parole però su chi ci ospita, le dobbiamo dire prima ma di iniziare. Ma senza dubbio, uno showroom è una location, vi posso assicurare, visitatela, De Seta Casa, che si trova a Rende. Ed è uno spazio unico, devo dire, mi sembra di essere a New York, di essere a Milano, insomma, no? Complimenti a De Seta, perché è grazie soprattutto della loro disponibilità, cara Raffaella, no? Assolutamente, una vetrina del Made in Italy, sì, un vero punto di eccellenza del designer. Poi, insomma, no, in queste puntate ne parleremo. Noi esploreremo questo open space con i nostri ospiti, naturalmente, inquadreremo, insomma, questi bellissimi pezzi d'arte, possiamo chiamarli proprio così, perché questo è un centro di idee più che uno showroom. Brava, a questo Raffaella, punto, hai visto come sono brava? Brava? Ecco qua. Allora, iniziamo invece a presentare i nostri ospiti, partendo da Linda Suriano, che è un po' la patrona di Miss Italia Calabria 2015, insieme a un patron, diciamolo, vero Linda? Sì, che sì. È il nostro no Claudio no Greco. Io guarda che io sono un concorrente, non sì, una concorrente sì, sì, un concorrente si chissà vede chi dalle quest'anno. Mie scarpette si vede, guarda, ci ho fatto le scarpe a loro, capito? Allora, Miss Calabria 2006, poi tu sei stata tra le 30 finaliste, vero? Poi vedremo, insomma, le immagini, ci racconterai un po' questa bellissima esperienza con Carlo Conti, no? Nel 2006, e poi abbiamo l'altra Miss Calabria 2014, che è la nostra Alessia Reda, che devo dire, insomma, una bella esperienza dentro Miss Italia anche. Ma lei, no? Non è la prima volta. 2012 no. È stata pure Miss Miluna. Miluna. Miss Miluna, fantastico. E poi la corona, no? Certo. Ecco, la corona di Miss Italia. Sono preparata, anche se sono l'unica che non ha partecipato. Lei lo può fare, Raffaella, va bene, è una bellezza unica. E poi abbiamo il dottor Giuseppe Lipreti. Che di certo non c'è bisogno, insomma, di presentarmi. Il microfono. Non sono una miss. No, però di bellezza e di benessere lei ne sa qualcosa, vero? Come no? Diciamo che è un po' di tempo che me ne occupo. Ecco, perché lei è il presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Accademia Aura Mediterranea di Cosenza. Ne parleremo di questa AME durante le nostre, di questa accademia importante, che tra l'altro è un vero e proprio polo d'eccellenza, no? In Calabria e non solo, perché è una delle scuole più professionali, di formazione professionale più prestigiose d'Italia, le abbiamo proprio qua in Calabria. Ne parleremo durante le nostre puntate, raccontando un po' tutte le attività che svolgete in questa accademia. Però io vorrei mandare un servizio che ha fatto il nostro birichino di Claudio Greco, che va girando e poi fa delle cose un po' birichine, una birichinata, ecco, e addirittura, insomma, sei stato giudice, sei un giudice di un talent di un che talent che è appunto all'interno dell'accademia. Ecco, vediamolo. Dove sono, secondo voi? Nella sala trucco, naturalmente, di AME Aura Mediterranea. Come vedete, dietro di me ci sono queste allieve bellissime loro, naturalmente truccate ad hoc. Nothing in this world could ever bring them. Vi presento adesso la docente giovanissima, che è Emilia Imbrogno. La vorrei vicino a me.
viene Emilia, naturalmente anche lei trucco da Dio. Emilia è giovanissima. Da quanto tempo sei in accademia? Sono più di 8 anni. Insegno make-up al terzo anno, quindi la parte un po' più relativa alla moda, agli effetti speciali, il body painting, quindi un trucco un po' più importante. E oggi invece sono qui proprio perché giudice di questo nostro talent. Le ragazze che sono alle nostre spalle sono le ragazze che hanno passato il primo step di questo talent dedicato al make-up, è associato a una grande occasione per loro, perché lo scopo di questo talent in realtà è quello di andare alla ricerca delle ragazze che in assoluto risultano le più brave, quindi l'eccellenza, e poter dare loro modo di trovare un'occupazione. In questo caso, nello specifico talent che stiamo realizzando insieme, le ragazze avranno la possibilità di truccare Miss Italia. E chi sarebbe Miss Italia? Ti riferisci a me, tu? Sì, certo, ovvio, tu sei il più bello e quindi di conseguenza cerchiamo di realizzare dei make-up belli come te. Stiamo facendo insieme questo talent, no? Io sono il giudice severo, severissimo. Il finale di questo talent, no? La vincitrice truccherà, sarà la truccatrice personale di Miss Italia in Calabria. Io non direi la truccatrice, abbiamo pensato che è una cosa così grande che necessita di un team di ragazze. Bravo. Quindi oltre a chi magari ha un po' più di esperienza di loro, perché naturalmente sono in itinere, abbiamo deciso di non fermarci ad un unico talento, ma provare a vedere quante ragazze in realtà riescono a poter partecipare e nello stesso tempo a fare un'esperienza nuova e importante per la loro formazione. Quindi... Allora iniziamo subito questo talent. Vai! Io ho scelto di iscrivermi in questa scuola perché principalmente il make-up era la mia più grande passione e anche il massaggio. Infatti ho partecipato proprio a questo talent, ho colto la palla al balzo, diciamo. Quindi dopo mi farei un massaggio? Se vuole. Essendo donna, diciamo che la bellezza è una delle cose alle quali teniamo di più, siamo più legate. Non è questione di essere donna, fatelo dire da me. Quello di diventare l'estetista più brava del mondo, che è il punto della nostra scuola. Capito la ragazzina, come ambisce molto. Comunque adesso assisterete a questo talent. Naturalmente io darò loro l'idea di ispirarsi a due grandi stilisti che ci rappresentano nel mondo e quindi inizierà la parte e la semifinale di questo talent. Adesso inizieremo. Guardateci, vedeteci. Allora, siamo rientrati in studio, questo talent di cui ha un po' accennato, no, all'interno, in questo servizio Claudio, insomma, da questo talent usciranno fuori questo team, questo cast di truccatrici che poi saranno un po' le truccatrici di Miss Italia Calabria, no?
Sì, Claudio ci ha voluto coinvolgere e con vero piacere abbiamo accettato questa sfida di riuscire a portare un minimo di contributo a queste bellezze nostre conterranee. E noi siamo lì perché effettivamente questa nostra scuola, ormai da 25 anni qui nella provincia di Cosenza, riesce da un po' di tempo a formare delle professioniste che poi, ringraziando il Signore, vengono apprezzate non solo qui da noi ma anche un po' in tutta Italia. In verità ultimamente con delle convenzioni fatte con delle multinazionali riusciamo a mandare queste nostre allieve, ormai professioniste, un po' in giro per il mondo a gestire dei centri di benessere, delle spa, anche su navi da crociere. Adesso in questo momento ce ne sono alcune sulle Maldive, altre da Mauritius, e beati loro, insomma, stanno insomma si divertono anche, sì, voglio dire, perché questo è un fantastico lavoro. Diciamo, lavorare nella bellezza è un lavoro meraviglioso. Linda, a proposito di lavorare con la bellezza, tu da Miss adesso sei diventata un po', diciamo, lo dicevamo prima, il patron della manifestazione Miss Italia Calabria 2015 con la tua agenzia, la Carly Fashion, insieme a tuo marito, ovvero Carmelo. Sì, infatti diciamo che da Miss in pensione mi definisco io, perché appunto ho partecipato nel 2006. Quest'anno mi è stata offerta questa possibilità di poter diventare agente regionale, ecco, patron in Calabria, e sinceramente l'ho accolta con molto piacere, perché per me ovviamente è un onore entrare a far parte della famiglia di Miss Italia, e anche ovviamente gestirla nella mia regione, appunto nella mia terra. Cioè, mi sento di comunque poter nel mio piccolo dare un contributo, no? Anche magari con le ragazze, appunto, avendo già partecipato. Facciamole vedere le immagini di Linda del 2006. Sì, eccola qua, che bella. Sì. Comunque, guarda, non è passato un giorno, guarda, Linda. Potresti partecipare anche adesso. Diciamo che mi sto accingendo ai 30 anni, quindi mi viene un po' l'ansia. Sì. Magari... Vabbè, ma 30 anni, tra l'altro, sì. la signora Mirigliani ha aperto anche alle trentenni, sì, è vero? Sì, ecco, sì. Quindi insomma si è adeguata, sì, ai tempi. Diciamo che l'anno che ho partecipato io, l'ultima età per poter accedere al concorso erano i 26 anni. Invece diciamo che hanno stravolto un po', ecco, il regolamento, per cui ora si può partecipare fino ai 30. Quindi dai 18 anni, anzi 17, le ragazze che hanno 17 anni ma che compiono i 18 entro fine agosto, fino ai 30 anni. Quindi iscrivetevi, no? Dovete essere in tante. Le 30 anni di oggi sono le 20. Anche perché devo dire una cosa: Miss Italia comunque è stata un po', come dire, sconvolta, è vero? Sì, sì, sì. No? Tutto il format è totalmente diverso, anche perché mentre magari già l'anno che ho partecipato io inquadravano, c'eri una bella statuina, ecco, non ti davano neanche l'opportunità di poterti esibire, da un po' di anni a questa parte hai l'opportunità magari di, se sai ballare, sai cantare, sai recitare, di mettere in mostra le siccome tue doti. Io so ballare. No, degli Stati Uniti, ma anche in America. Tutto, sì, io devi sapere. Infatti lui appunto... Ma certo, io canterò, ballerò e le Miss mi seguiranno. Ma lui è una partecipante camuffata. Perché poi brava, votatemi. A proposito di questo cambio, ce lo racconta Alessia, perché è stata proprio, no, reduce da questa esperienza. L'ultima. Con Simona Ventura, sì, sulla 7. È stata una Miss Italia rivoluzionaria. Vediamo anche le immagini, scusami, sì, Alessia, di te. E, appunto, è stata rivoluzionaria perché vi siete dovute misurare su tante, sì, cose. È stato, no? Un talent, un vero e proprio reality che ci ha visto coinvolte per 20 giorni a Jesolo. E tu cosa hai fatto, scusami? Io canto e quindi... Accennami ad una canzone, canta la ragazza. Fai queste cose da brivido, no, vada, da brivido. Poverina. Andrà, dai, accennami. Ok, dai. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Ma canta quasi quando me, Nina, stupenda, senti, bellissima. Tu devi preparare perché devi andare a parlare di una cosa importante, sì, di bellezza, sì, 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 di red carpet. No, a proposito di no. Questo, ma ti hanno fatto anche una domanda sullo spread, vero? Sì, 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 mi hanno fatto anche una domanda, però questo nell'edizione 2012. Ah, vedi, sì, ecco. Mi hanno fatto diverse domande. Perché Miss Italia non deve essere solamente, no, bella. Miss Italia, ecco, è cultura e personalità. Tu sei stata Miss Miluna nel Calabria, 2000... sì, nel 2012, e Miss Bella Calabria nel 2014. Capita la ragazzina? No, bravissima. Simona Ventura, mi devi dire un po'.
po' la tua percezione, perché lei fa un po' paura, vero? Beh, sì, all'inizio, però poi è molto dalla nostra parte. Simona è stata subito simpatica e anzi mi ha fatto un sacco di complimenti per la mia solarità e la mia bellezza particolare, che rispecchia proprio la nostra terra, la Magna Grecia. Benissimo, e noi andremo a cercare proprio questo. Tu rispecchi cosa? L'Olanda. L'Olanda, lei bionda, non rispecchia la Calabria, assolutamente, è bellissima comunque. Va bene. Linda, invece in questi mesi noi andremo, siamo in chiusura di questo blocco, tu ti devi andare a preparare. Vado, ci vediamo dopo. Per fare il trucco red carpet. Ok, ci vediamo dopo. Linda, ciao. Linda, stavamo dicendo, in chiusura noi andiamo cercando proprio questo, no? Sì, una diciamo ragazza così. Sì, anche se in Calabria sto riscoprendo molte ragazze dalle tue caratteristiche olandesi, però noi abbiamo un esempio Maria Perrusi, tu magari non è che rispecchia proprio la bellezza tipica mediterranea, nonostante ciò ha vinto Miss Italia, cioè la nostra conterranea, quindi voglio dire, alla fine noi ricerchiamo ragazze appunto oltre alla bellezza estetica che comunque abbiano delle capacità che siano carismatiche, sì, che siano carismatiche, certo, come diceva Alessia, personalità, ma ovviamente Miss Italia, come hai detto tu prima, vuole anche la ragazza preparata da un punto di vista di cultura, no? Quindi certo. Una ragazza che sappia parlare, anzi colgo l'occasione per ovviamente invitare chi è in ascolto, insomma chi ci sta guardando, di visitare il nostro sito missitaliacalabria.it, la nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, e di iscriversi al concorso, noi vi aspettiamo. Ma tanto in queste puntate lo ricorderemo. Dottor Lipreti, noi adesso stiamo passando la parola al nostro Claudio Greco, perché c'è proprio una vostra ragazza che sta preparando un trucco red carpet, quindi insomma cominceremo un po' a raccontare l'AME da questo punto di vista, sì, l'Accademia. Entriamo proprio nel vivo dell'Accademia, dove io pensavo poco fa, bellezza e lavoro, sono due parole che in questo momento vedete come si scambiano, il lavoro crea bellezza, e la bellezza può creare lavoro, e noi siamo un esempio tipico di quello in cui da 25 anni formiamo dei professionisti nel campo della bellezza e riusciamo a creare lavoro. Benissimo, allora vediamo Claudio cosa sta combinando. Eccomi Raffaella, sono nella zona spa, nella zona bellezza di questo showroom De Seta. Insieme a me c'è un'allieva dell'Accademia che sta truccando questa modella bellissima, e la docente sempre con me, Emilia. Un ciao, trucco Claudio. Per la notte degli Oscar, il red carpet famoso di Hollywood. Quanto tempo ci vuole? Allora, Daniela ci metterà pochissimo, perché in realtà per fare un make-up ci vuole mezz'ora, ma Daniela ha già un po' iniziato e quindi ci vorranno 10 minuti. È ispirato al red carpet, poi vi spiegheremo i passaggi e vi spiegheremo nello specifico a chi. A chi? A chi. No, a chi è ispirato, non lo sai? No, lo te diciamo lo dirò dopo, certo. Lo diciamo, quindi te lo lasciamo, devo svelare adesso. Ah, va furba lei. Lasciamo la zona spa. E ridò la linea a Raffaella, ok? Ci vediamo dopo. E allora questo spazio ce lo siamo conquistato noi, grazie Claudio, parliamo e continuiamo a parlare di bellezza, ma soprattutto di benessere. Qui ci sono due ospiti, e prima di tutto parliamo con Alessia Braiotta di Sensation Profumerie, un'azienda leader in Calabria, ben 12 punti vendita in tutta la regione. Perché parliamo di Sensation? Perché Sensation sarà al fianco di Miss Calabria, vero? Miss Italia Calabria. Buongiorno a tutti, io sono Alessia Braiotta e lavoro da circa un anno per questa profumeria, che è una catena che comprende 12 punti vendita, 5 nella provincia di Cosenza, 5 nella provincia di Reggio Calabria e 2 su Catanzaro. È un'azienda giovane e dinamica, e allo stesso tempo però è forte di un'esperienza di circa 12 anni. E il nostro obiettivo è quello sicuramente di esaltare la bellezza, e abbiamo deciso di fare da sponsor per questo concorso di bellezza proprio per supportare le Miss
che andranno a rappresentare poi la nostra regione a livello nazionale. Cosmesi e naturalmente fragranze, esatto, no? Poi dopo in questi trattamento, in queste puntate poi noi racconteremo un po' anche le nuove tendenze, vero? E poi volevo ricordare che abbiamo un sito sul quale potrete collegarvi, che è www.sensationprofumerie.it, dove potrete trovare il punto vendita più vicino e una pagina Facebook dove ci saranno tutti gli eventi, le offerte, le promozioni che l'azienda farà. Senti Alessia, poi in queste puntate ci racconterai un po' la primavera di Sensation, certo. Va bene? Ok, allora poi ci rivedremo nella prossima puntata, benissimo, grazie. Grazie. Invece con il dottor Diaco, Elia Diaco, non potevamo che parlare di benessere, ma soprattutto cosa ci fa un angiologo a Miss Italia? È una novità che un angiologo sia a Miss Italia, ha delle ragazze così belle che hanno delle gambe sempre in forma, non è detto che siano delle gambe sane. Questa è la novità e questo è quello che noi vogliamo farvi vedere in queste diverse puntate, le gambe bellissime delle nostre Miss Calabresi che manderemo al concorso nazionale, che insieme col collega Luigi Rosi valuteremo da un punto di vista medico e angiologo. Eh sì, perché bellezza deve essere anche salute soprattutto, no? Soprattutto, perché la bellezza non è sempre sintomo di salute. Delle gambe bellissime possono essere anche delle gambe, siano delle gambe che diano un primo segno di insufficienza venosa cronica. Ok, allora poi durante queste puntate racconteremo anche questo, perché insomma è un'informazione importante per le nostre giovani Miss, ma insomma un po' per tutte le donne, no? Bisogna essere belle ma soprattutto in salute. Allora io lascio a questo punto la parola, perché ci siamo quasi alla fine del nostro trucco qui, insomma sta andando avanti il trucco red carpet. Fra poco vedremo un po' com'è la nostra modella, insomma come appare la nostra modella su un red carpet da Oscar, e quindi adesso ci raggiungerà il nostro Claudio. Siamo sul red carpet. Dov'è? Non lo vedo. Siamo sempre nello stesso posto. Siamo in un red carpet. No, siamo in un red carpet. Virtuale. Comunque, virtuale, okay. Diciamo virtuale. Comunque vediamo la nostra modella, ha finito il trucco, vediamo questo trucco da Oscar. Da Oscar, speriamo, perché si sono conclusi proprio da poco, quindi insomma ne abbiamo parlato come no, tanto. Una statuetta l'ho presa pure io, lo sai, certo, no? Certo, per la mia bellezza. Tu, Rita, ora avete fatto questo certo, new look, sì. Adesso scandaloso. Vedremo. A che punto è il trucco? È finito. Allora dai, allora. Emilia, raccontaci un po' questo trucco da red carpet. Allora, il trucco è principalmente ispirato alle più belle donne sofisticate come Audrey Hepburn, anche Marilyn Monroe, un'italiana come Sofia Loren. Il make-up nello specifico è realizzato in questo modo, viene fatto un contouring molto preciso. Un contouring. Il contouring è il contorno del viso, far uscire fuori gli equilibri e i piani del viso. Ma non sapevo manco che esistesse, adesso che lo so mi preoccuperò di farlo. Sì. Vai, contorno viso. Sì, e dare importanza agli occhi e alle labbra, quindi una semplice linea di eyeliner su una palpebra molto chiara, è un rossetto molto forte e in più i punti luce sul viso. Questo rendono la donna più bella, più sofisticata e soprattutto con un'acconciatura adatta, importante, un abbigliamento adatto, un po' come si fa sui red carpet, perché come sappiamo tutte le donne sono poi strabellissime sul red carpet, ognuna. Però c'è il trucco dietro. Certo, c'è il trucco, c'è l'abbigliamento, ci sono i capelli, c'è un po' tutto quanto. Ci sono donne anche bellissime naturalmente. No, ma ci sono pure delle belle ranocchie comunque. Certo, sì, ci sono anche le ranocchie. Perché poi la notte diventano principesse, ma sono ranocchie. Certo, il trucco serve per certo, nascondere. Il trucco c'è, cioè, e come no. Come è la vera magia, il trucco. Senti, labbra rigorosamente rosse sul red carpet? Su alcune donne sì, rigorosamente rosse. Sulla tua sì però. Sulla mia sì. Ecco, e poi questo eyeliner, questa eyeliner, linea che sì, è un po' un evergreen, no? Sì. Chi non può permettersi il rosso, perché non tutte se lo possono permettere, allora sul red carpet vedrai i rosati. Scusami, sì, ma questo è ispirato agli Oscar del 2015, anche, adesso, sì, no? Sì, perché questo trucco noi va sempre di moda. Ah, va sempre, sempre di moda. Sempre di moda. Se la donna vuole sembrare sofisticata, ma va sempre di moda. Ma Raffaella sta bene con il rossetto rosso? Certo, perché no?
un carattere molto forte. Sì, anche tu, Claudio. Anche io sto bene con tutto, quindi è inutile che me lo dici. Senti, qual è stata la tua attrice preferita sul red carpet? Ce ne sono state tante. Fra poco vedremo un servizio di chiusura, lanceremo la nostra pillola di cinema e fashion, proprio perché quando si parla di bellezza e di fashion, certo, non si può parlare che di cinema, scusatemi, ma questo assolutamente è il mio sì, settore e me lo sono ritagliato. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Comunque lei, naturalmente, non è che ne ha visto una. No, ne ha visto tante. Quindi... A me piacciono tutte le attrici. A proposito di Laura, Scarlett Johansson è stata bellissima. Bella Laura, sì, la prima in assoluto. Number uno. Ok. No? Sempre bellissima. È number uno. Allora, noi siamo in chiusura, quindi siamo la nostra ragazza red carpet, questo è anche un look però da Miss certo, Italia. Certo, sì, cioè sì, sì. Sul red carpet, sì, sulla passerella di Miss Italia si può tranquillamente utilizzare, lo si vedrà. Benissimo. Bene. Okay. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Ringraziamo grazie. De Seta, lo showroom che ci ospita in queste puntate. Ringraziamo i nostri ospiti, che ci saranno degli ospiti fissi che ci accompagneranno in questo viaggio nel benessere, nella bellezza e in Miss Italia. Ringrazio il mio Claudio Greco. Grazie a Raffaella Salamina, okay, la numero uno. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Aspettando Miss Italia. Vi lasciamo adesso alle nostre pillole di cinema sul red carpet degli Oscar 2015. Chi è stata la più bella lo vedrete in questo servizio. Indovinate chi? In quanto a moda, la notte degli Oscar 2015 ha sicuramente dato parecchio da discutere. Le VIP si sono scatenate quest'anno in una gara di trasparenze sexy tra tappeto rosso e party. La più audace indubbiamente è stata Rita Ora, con un abito che lasciava totalmente scoperto il lato B. Nude look anche per Irina Shayk, per Heidi Klum e Jennifer Aniston. A stupire invece per il suo outfit decisamente insolito è stata Scarlett Johansson, che ha sfoggiato una pettinatura con cresta e rasatura, decisamente punk chic. Uno stile inedito che stupisce ma non convince tutti. L'abito a sirena e color smeraldo è firmato Versace con 2000 cristalli Swarovski. Bianco, rosso e verde sono stati questi i colori che hanno vestito le star nella notte degli Oscar. A consegnare la statuetta per i migliori costumi a Milena Canonero, unica italiana a essere premiata, è stata un'affascinante Jennifer Lopez. L'attrice merita di ritirare una statuetta simile per uno dei suoi migliori stili, con il suo nude look conquistato in red carpet. Super sexy, con un profondo décolleté e spalle scoperte, per un abito color cipria firmato Ellie Saab, sicuramente una delle regine della notte più lunga del cinema. Sceglie la grande eleganza Julianne Moore, premiata come migliore attrice protagonista. Un abito griffato Chanel Haute Couture, realizzato per lei da Karl Lagerfeld, che ha richiesto 987 ore di lavoro e 27 sarte per realizzarlo. Un bustier dress in organza, ricamato, con 80.000 paillettes in resina bianca, dipinte a mano e fiori in organza. Tulle e paillettes nei toni del beige, del nero e dell'avorio. Un autentico capolavoro d'alta moda, capace di mostrare da solo tutta la magia e la poesia di un sogno chiamato Oscar. The shallower it grows, the fainter we go. Ma Julianne Moore non è stata l'unica ad avere il privilegio di indossare abiti da capogiro e outfit realizzati ad hoc per questo speciale red carpet, a cominciare dalla sofisticata Kate Blanchett, che ha saputo ammagliare tutti come sempre con un inedito abito a colonna in velluto total black e dettagli in chiffon di seta creato per lei da Joe Galliano e firmato Maison Margiela, fino a Marianne Cotillard, fedele al suo DNA francese e a Dior Haute Couture, senza dimenticare una fuori classe come Meryl Streep, che ha scelto una Miss Albert Elbaz per Lanvin, o la bellissima Sienna Miller in Oscar della Renta, e la giovane Chloe Grace Moretz, che invece ha scelto un abito in taffetà di seta color cipria firmato Miu Miu. Le star mostrano tutto il loro candore alla notte degli Oscar, e questa è la scelta su red carpet per Julianne Moore in Chanel, Marion Cotillard e tante altre, tra cui anche Lady Gaga, che però completa il suo abito su misura Alaia con un tocco di rosso, tonalità chiarissime anche per Gwyneth Paltrow in rosa pallido, Ralph Russo e Reese Witherspoon in azzurro ghiaccio firmato Tom Ford.
Dal lato opposto della palette, il verde bosco di Scarlett Johansson e il blu notte firmato Marchesa di Rita Ora. Ma non mancano neanche le signore in rosso, come Dakota Johnson in un apprezzatissimo monospalla Yves Saint Laurent e Rosamund Pike in pizzo Givenchy dallo spacco audace, mentre Keira Knightley appare eterea come una fata dei fratelli Grimm nel suo romantico abito di Valentino Couture, una gara in punta di stile perché gli Academy Awards sono sì cinema, ma anche e soprattutto moda e costume.